SIGEP 2024 continua, ci troviamo allo stand di XLVI o XLVI, come amano chiamarla gli addetti ai lavori. Siamo in compagnia di Diego Rossi, il fondatore e l'amministratore dell'azienda. Caro Diego, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a voi. Innanzitutto io ti chiedo per quale motivo i quattro numeri romani che sono, diciamo, come identificativo principale di questa azienda che ha un sottotitolo, gli operai del vapore. XLVI naturalmente, come potete immaginare, significa 46 in numero romano, e 46 per noi è un numero, diciamo, fortunato, e c'è anche una piccola correlazione appunto con quello che è Valentino Rossi. Perché è il numero che ha identificato la moto di Valentino Rossi, il grande campione motociclistico che per anni ha cavalcato la sua moto. Sì, appunto. C'è qualche piccolo riferimento? C'è qualche piccolo, siete tutti appassionati, certo, in azienda. Certo. Mi racconti in un minuto la storia dell'azienda? Sì, l'azienda parte nel 2015, appunto, con un gruppo di amici, di ragazzi giovani che decidono di intraprendere appunto questa sfida. È partita tutto dalla passione per la meccanica, per il design e appunto per il caffè. Abbiamo cercato di unirli insieme e appunto di dare vita a un piccolo contenitore creativo dove si innova e si cerca appunto di fare dei prodotti distintivi, ok? E di prima qualità, naturalmente cerchiamo di utilizzare materiali di prima qualità per dare un'anima ai nostri prodotti. E anche per farli durare nel tempo, quindi per essere in modo che siano più duraturi nel tempo. Le macchine che sono esposte sono assolutamente bellissime. Quali sono le caratteristiche peculiari che voi avete inserito in ognuna di esse? Le caratteristiche, come dicevo, sicuramente molto importanti sono i materiali che utilizziamo e l'innovazione tecnologica. Tutte le nostre macchine mettono al centro il barista, ok? E vogliamo esaltare appunto le doti del barista, le qualità di esso, ok? E naturalmente esaltare anche il caffè, la tazzina appunto. Sono particolarmente adatte per l'utilizzo e l'estrazione di caffè specialty. Sì, certamente, certamente. Diciamo che al momento il nostro mercato e il mondo, quindi non facciamo riferimento solamente all'Italia, ma appunto a tutto il mondo e a tutti i tipi di caffè. Cerchiamo appunto di accontentare tutti i nostri clienti. Siamo all'inizio della quarta giornata, io non nascondo che negli ultimi tre giorni ho fatto una capatina qui per chiederti appunto se riuscivamo a fare un'intervista. Ma lo stand era sempre pienissimo, soprattutto con tante persone che parlavano in inglese, in francese, in tedesco. Voi siete davvero estremamente richiesti all'estero. Sì, fortunatamente sì, ci sentiamo una realtà internazionale e quindi vorremmo che tutto il mondo godesse dei nostri prodotti, della nostra innovazione. Diego, qual è il vostro target? A chi vi rivolgete voi? Noi ci rivolgiamo dall'utilizzatore finale, appunto proprietario di un bar o una caffetteria, per passare poi ai micro roastery, ai torrefattori o a distributori internazionali che comprano semplicemente le nostre macchine e poi le rivendono nei rispettivi paesi. Negli ultimi minuti abbiamo visto appunto i vostri gioielli, è giusto una piccola rappresentazione di ciò che esponete qui, ma per chiunque desideri saperne di più, entrare in contatto con voi, avere maggiori informazioni e chissà diventare vostro cliente, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Sì, certamente, info@xlvi.it. Oppure semplicemente potete anche guardare il nostro sito internet www.xlvi.it. E allora grazie, intanto ti lascio lavorare, c'è già qualcuno alle nostre spalle, altri stanno aspettando alla mia sinistra, grazie per la disponibilità. Grazie a voi e buona giornata, buon SIGEP.